Ciò che il cinema ci rivela ogni anno con sempre maggior chiarezza è che gli uomini, nonostante tutto quanto li separa, nonostante i più gravi conflitti, si ritrovano a sognare sotto uno stesso cielo stellato i medesimi grandi sogni. Quel cielo è in ogni film di valore, anche in quelli nei quali non si riesce a scorgerlo. André Marrou. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa. Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti. Lascia quei monti. E non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa ancora straniera, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno. Dove l'animo tornò tante volte sereno. Dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto. Addio. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli. E non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Se non per prepararne loro una più certa e più grande. Se non per prepararne loro una più certa e più grande. I Promessi Sposi è tra gli sceneggiati televisivi di maggior successo della Rai, basato sull'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni. Gli 8 episodi della durata complessiva di 480 minuti andarono in onda agli inizi del 1967. E vantano la prestigiosa regia di Sandro Bolchi, che si occupò della sceneggiatura con Riccardo Bacchelli. I protagonisti Renzo Tramaglino e Lucia Mondella sono interpretati rispettivamente da Nino Castelnuovo e Paola Pitagora, allora giovani e poco conosciuti. I due giovani attori sono affiancati da importanti personaggi della TV e del cinema italiani dell'epoca, come Massimo Girotti, che recitò nel ruolo di Fra Cristoforo, e Lea Massari, la quale impersonò brillantemente la monaca di Monza. Ogni puntata è introdotta da Giancarlo Sbragia, il narratore, che espone brevemente e commenta tutti gli avvenimenti dell'episodio precedente e ci prepara alla visione del nuovo. Trovo molto adeguata la scelta di trasmettere la serie in bianco e nero, poiché rende perfettamente l'idea che tutte le peripezie abbiano avuto luogo in tempi antichi.
Ciò che colpisce però è sicuramente quanto la trama dello sceneggiato sia fedele a quella del romanzo manzoniano. Molti dei dialoghi sono identici a quelli riportati nell'opera letteraria e ogni momento rilevante è trattato con precisione e accuratezza. Le vicende sono ambientate in una Lombardia del 1628-1630 sotto il dominio spagnolo. Le peripezie hanno inizio quando, per un capriccio del signorotto di provincia Don Rodrigo, interpretato da Luigi Vannucchi, il matrimonio dei popolani Renzo Tramaglino e Lucia Mondello non sa da fare. I due innamorati sono costretti a separarsi. Infatti il giovane filandiere si reca a Milano, dove, guidato da una forte sete di giustizia, partecipa ai tumulti di San Martino, mentre la sua promessa sposa si reca con sua madre Agnese, impersonata da Lilla Brignone, al cospetto della monaca di Monza. Dopo aver incontrato figure strambe o inquietanti, come quella dell'innominato incarnato da Salvo Randone, dopo aver affrontato traversie di ogni genere e superato la peste che porterà alla morte il malefico Don Rodrigo, i due innamorati riusciranno finalmente a sposarsi. Le vicissitudini dei due protagonisti si intrecciano talvolta anche attraverso strategici flashback con storie che sono realmente avvenute e con personaggi esistenti. A tal proposito sono rimasto particolarmente impressionato dalla figura di Suor Gertrude, monaca di Monza, ricostruita sul modello di Marianna de Leiva, dei feudatari di Monza. Quest'ultima fu costretta contro la sua volontà a prendere i voti e fu protagonista di numerosi scandali. La sventurata donna, uno dei personaggi più angoscianti del capolavoro manzoniano, mi ha appassionato durante la visione dello sceneggiato per la sua complessità e per le spiacevoli vicende che ha dovuto attraversare nel corso della sua vita, suscitando in me sentimenti di forte compassione e rammarico. Una delle scene che ho realmente apprezzato e che ritengo sia stata riprodotta alla perfezione sullo schermo riguarda il momento della morte di Don Rodrigo. Quest'uomo, che ho detestato per tutta la durata della miniserie, viene colpito dalla peste e portato al lazzaretto. Lì Renzo, alla ricerca di Lucia, viene condotto da Fra Cristoforo dinanzi ad un nuovo Don Rodrigo, moribondo, sconfitto, silenzioso. In un primo momento il ragazzo desidera vendetta, ma dopo aver riflettuto sul suggerimento del frate, riesce a calmare la propria rabbia, decidendo di perdonare il tiranno e di pregare per lui. Il momento è commovente, lancia un messaggio di speranza e rappresenta al meglio quanto la volontà divina pesi su ogni singolo dettaglio della storia, attenendosi così alla visione manzoniana. Numerosi momenti di silenzio e lenti spostamenti delle inquadrature, nonostante rendano il tutto meno scorrevole, lasciano libero spazio alla riflessione dello spettatore. Consiglierei a tutti perciò la visione di questo primo sceneggiato, oltre a quello del 1989, che portò sul schermo il capolavoro di Alessandro Manzoni. Rappresenta un'occasione di assaporare ogni vicenda della storia e di immergersi in un'avventura nuova, interamente in bianco e nero. Cinemarte ha presentato I Promessi Sposi, dal libro di Alessandro Manzoni, trasposizione Rai, 1967, cast d'eccezione. Buona visione, andiamolo a riprendere, a rivedere, a scoprire o a riscoprire. A presto da Cinemarte!